I carabinieri della compagnia di Caltagirone hanno dato esecuzione oggi ad un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 9 soggetti, indagati a vario titolo di associazione per delinquere, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Le indagini condotte dai carabinieri di Caltagirone, coordinati dalla locale procura, hanno consentito di documentare l'esistenza di un gruppo criminale che si occupava di reclutare donne dal Sud America, condurle presso l'aeroporto di Catania e poi in 2 appartamenti di Caltagirone. Tali appartamenti erano adibiti a vere e proprie case di appuntamenti e i proprietari, odierni indagati, erano ben consapevoli della finalità della locazione di questi immobili. Le vittime indotte al meretricio giungevano circa ogni lunedì per cambiare e garantire alla clientela un turnover e poi venivano spostate in altri centri della Sicilia. Le vittime erano costrette a pagare quotidianamente una tassa tra i 50 e i 100 euro all'organizzazione criminale, che comprendeva anche le spese per la locazione degli appartamenti. Il gruppo criminale, denominato Cadena, si occupava a 360 gradi di tutto ciò che serviva per indurre alla prostituzione le vittime, ovvero gli indagati si preoccupavano di spostare le ragazze dall'aeroporto alla città di Caltagirone, ma anche accompagnarle a fare spesa, pagamento di bollette o ricariche telefoniche, il tutto dietro compenso. L'indagine è stata denominata Mi Amor come l'appellativo che le vittime usavano per chiamare i clienti. L'odierna esecuzione di misura cautelare ha portato all'arresto di una delle 2 donne colombiane a capo dell'organizzazione criminale, nonché sono stati collocati agli arresti domiciliari 2 uomini di Caltagirone e altri 5 soggetti sono stati destinati alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Di questi, 3 hanno anche il divieto di dimora nel comune di Caltagirone. Contestualmente sono stati sequestrati preventivamente i 2 immobili che erano stati adibiti a case di appuntamenti.